Un anno dopo le dimissioni di Papa Ratzinger, bisogna riconoscere la lungimiranza, il coraggio, la nobiltà e l'umiltà di Benedetto XVI. La Chiesa era avvitata su se stessa, la Chiesa era in una crisi, in un vicolo cieco. Le dimissioni hanno dato la parola al corpo elettorale della Chiesa, ai cardinali, che hanno potuto liberamente discutere della crisi e fare la scelta di abbandonare l'Europa, di abbandonare l'Italia e di trovare un Papa dalla fine del mondo, che ha tolto alla Chiesa il complesso della fortezza, che ha stabilito un nuovo rapporto con i fedeli, ma anche con il mondo dei non credenti, degli agnostici, e che sta creando un modello di chiesa che non è più piramidale, autoritaria, ma in cui i vescovi, con vari strumenti come il sinodo per esempio, vengono associati alle scelte strategiche. E se si cominciano ad associare i vescovi, significa che via via ci sarà anche la possibilità del popolo di Dio, dei fedeli, degli uomini e soprattutto delle donne, di partecipare alle decisioni della Chiesa. La Chiesa di Francesco non è più una Chiesa arcigna, dottrinaria, è una Chiesa che ha comprensione per la situazione degli uomini e delle donne del nostro tempo. È una Chiesa che non impone veti, è una Chiesa, come lui ha detto, che si sente ospedale da campo in un'epoca contemporanea con tanti feriti dalle crisi che ci sono, crisi economiche a cui il Papa presta molta attenzione, crisi spirituali e crisi di ricerca di un senso dell'esistenza.